You're a soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. Cioè, state ragazzi, ormai è un'attività che nella nostra parrocchia si svolge da tanti anni. E quindi anche quest'anno così si è organizzato come normalmente si fa tutti gli anni. C'è un gruppo di ragazzi che vanno dalla prima elementare fino alla seconda media e poi il gruppo degli animatori che sono degli anni delle scuole superiori e poi gli aiuti animatori che sono quelli di terza media quando riescono ad esserci perché adesso hanno anche gli esami. È un'esperienza molto bella che coinvolge, quest'anno sono circa 120 i bambini che presenti e con una trentina di 25-30 educatori. Un'esperienza valida sicuramente, io penso prima di tutto per gli educatori e gli animatori, in quanto non sono improvvisati, ma durante l'anno, soprattutto negli ultimi mesi, con la guida del cappellano Don Raffaele, oggi purtroppo non è presente, si sono preparati sia a livello diocesano, vicariale e anche proprio qui nell'attività della parrocchia. Quindi, e poi è un servizio prezioso per le famiglie perché così trovano il modo di collocare anche i loro figli in un'attività che non vogliamo che non sia solo di parcheggio o così di animazione all'aria aperta, ma proprio anche un momento formativo. Quest'anno il tema è quello che è proposto dalla diocesi, quindi l'Arca di Noè, quindi con tutti quei temi che questo racconto propone, quindi l'accoglienza, il fare posto a tutti, fare posto agli altri, Noè come colui che diventa strumento anche della provvidenza di Dio per così creare un mondo nuovo, quindi ognuno in questo può avere il suo posto. Quest'anno in particolare, perché il tema è l'Arca di Noè, a tutti i bambini più piccoli che vanno dalla prima alla quarta elementare, c'è il pomeriggio per loro attività creative, cioè costruiscono animali, disegnano animali con ogni giorno tecniche diverse, come può essere scultura, pittura o bricolage, e ogni giorno c'è un animale diverso da costruire proprio per restare in tema con l'argomento dell'anno.